Bentrovati gentili telespettatori a Viva lo Sport, il nostro settimanale di approfondimento sugli eventi sportivi della città dell'Aquila. Oggi parliamo con Mario Miconi, il presidente del CPGA, il centro polisportivo giovanile aquilano ed anche allenatore di pattinaggio. Questa organizzazione è reduce da una grandissima manifestazione, una manifestazione internazionale, il Rolling International Road Race, gli Open, per quanto riguarda appunto il pattinaggio che si è svolto qualche settimana fa. A questo punto possiamo fare un po' il bilancio di questa manifestazione che ormai è consolidata nel panorama aquilano. Come è andata quest'anno? La manifestazione è andata in modo, diciamo, super soddisfacente perché ha avuto un largo consenso da parte di tutto il mondo del pattinaggio e ha avuto, come dire, dei riflessi molto importanti a livello internazionale. Si parla di far diventare l'Aquila l'appuntamento ormai annuale per certi tipi di gare che sono praticamente un pochino, diciamo, le fuori dal tradizionale, perché non c'è nessun evento sul territorio nazionale, ma credo anche internazionale, che preveda delle gare in contemporanea, perché noi all'Aquila, forse nessuno l'ha notato, ma mentre sul circuito stradale si svolgono le gare di media e lunga distanza, o anche quelle veloci, sul parterre della piazza, dove noi abbiamo realizzato una pista di pattinaggio, diciamo per bambini, sulla parte piana, che speriamo quest'anno, cioè nella prossima edizione, riusciamo a sistemare con il rivestimento della Vesmaco, che è una ditta che fornisce materiali per piste di pattinaggio, quindi farla proprio diventare un pistino ufficiale. Dicevo, lì si svolgono le gare dei giovanissimi esordienti, che sono i ragazzi che vanno 6, 7, 8, 9, 10 anni. In questo ci sta aiutando la regia perché ci sta mostrando le immagini della gara parallela rispetto a quella su strada. Sì, e poi quest'anno sentirmi dire da Francesca Lollobrigida, che tutti penso ormai conoscano, studia all'Aquila all'università, si allena spesso con noi, pluricampionessa del mondo, olimpionica, quest'anno in Corea, dirmi: guarda, questo è il percorso migliore tra questo qui e quello dell'anno scorso che passava via Vicentino e Viale della Croce Rossa, preferisco competere su questo circuito perché è molto più allenante, perché ovviamente gli atleti vengono a correre, ma è per loro anche un allenamento. E dice: la cosa che veramente mi ha affaticato tanto è il pezzo in salita. Forse noi non ce ne accorgiamo, ma il pezzo di strada che va dalla rotatoria di via del Beato Cesidio fino alla rotatoria di via Piccinini, quella è in salita. Noi con le macchine la percorriamo, ma non ci accorgiamo che è salita, e l'altra parte invece è discesa. E anche questo ce lo sta per mostrare la nostra regia, perché abbiamo ripreso per intero la manifestazione. Un percorso infatti più ristretto rispetto a quello dell'anno precedente, quindi però un percorso che esprime più potenza. È un percorso che esprime più qualità tecniche, perché al contrario dell'anno scorso, dove la forza era prevalente, in quanto quello che ha ammazzato le gambe ai pattinatori è stata la salita di via Vicentini e poi la velocità in discesa per rimettersi sulla rotatoria percorrendo quindi Viale della Croce Rossa, quest'anno invece arrivavano in discesa in rotatoria, dovevano affrontare la curva in velocità della rotatoria di via del Beato Cesilio e poi risalire a manetta in salita, quindi era un... In automobilismo era scalare tutte le marce e poi ripartire quasi da zero, insomma è faticoso, veramente faticoso. Le immagini sono molto chiare in questo, perché si vede la fatica e la pattinata che fanno gli atleti per rimettersi in riga, come se facessero una scalata in montagna proprio, come se fossero con gli sci. Sì, effettivamente si riparte tutto passo incrociato fin quando non si riprende il rettilineo. Poi non dimentichiamo che noi abbiamo quei bei dossi che creano
diciamo, un piccolo handicap, non li sentono molto all'inizio, ma dopo un po' di chilometri si comincia a sentire il salire e scendere sul dosso. Comunque la soddisfazione c'è perché hanno alla città risposto, hanno risposto i commercianti, gli sponsor tecnici, molti sponsor si sono avvicinati, gli atleti ovviamente hanno utilizzato le infrastrutture aquilane, poi noi abbiamo un parterre magnifico là intorno, c'è di tutto, dalle pompe di benzina ai dove si può mangiare, dove si può dormire, c'è di tutto, quindi è una location invidiata credo da tutta l'Italia e la dovremmo sfruttare, dovremmo fare lì un evento mega galattico, cioè quasi a livello mondiale, ma non perché questo non lo sia, ma a livello mondiale dove sei costretto a partecipare come fosse un campionato del mondo, fosse un War Games, fosse gli Youth Olympics Games, però sarebbe un po' una presunzione auspicare questo, ma comunque organizzarsi tipo Berlino, dove in un circuito cittadino di 5 km partecipano 6.500 pattinatori. Una manifestazione che sicuramente anche nell'edizione di quest'anno ha riscosso moltissimo successo, però c'è sicuramente qualcosa che si può anche migliorare nell'ottica di questo grande progetto che non è assolutamente utopistico ma è realizzabilissimo anche all'Aquila, anzi per l'Italia, anche in Italia in questo caso. Di certo anche le istituzioni dovrebbero fare il loro dovere, dovrebbero dare il loro contributo anche in termini di semplice organizzazione delle manifestazioni, perché da cronisti non possiamo che sottolineare che nella stessa giornata in cui si svolgeva la manifestazione di pattinaggio, che è comunque molto ben riuscita, però c'erano anche almeno altre 4 grandi manifestazioni anche di sport, per cui sicuramente molto del pubblico è stato nel dubbio da chi partecipare, da chi andare, e sicuramente questo ha rarefatto una possibilità di pubblico, una possibilità di attenzione che non dovrebbe accadere in una città piccola come l'Aquila, dove ci si può tranquillamente organizzare scaglionando le manifestazioni. Voi questo dato l'avete rilevato, l'avete posto all'attenzione degli enti preposti all'organizzazione o comunque al rilascio delle autorizzazioni. Germana, io ti posso far presente una cosa, che già è una lotta a livello di calendario internazionale. Dire che l'ultima settimana di maggio c'è un evento internazionale all'Aquila, quindi tutte le nazioni o alcune, diciamo, le più grandi organizzano il loro calendario nazionale lasciando libera quella data. Perché è facile mettere un campionato nazionale, non so, quest'anno purtroppo la Spagna non era presente perché c'erano i campionati nazionali spagnoli. E quindi già per noi è difficile trovare nel calendario internazionale come quest'anno il 27 maggio la data per poter celebrare la gara internazionale. Se poi dobbiamo stare attenti anche alla concomitanza di altre manifestazioni locali, non ce la possiamo fare, perché chiunque la mattina decide che quel giorno vuole fare una manifestazione. Beh, sul locale però è più facile, secondo me è molto più difficile, e complimenti perché ci riuscite a organizzarla a livello internazionale, perché si ha a che fare con delle nazioni. Chiaramente è una questione di numeri, di densità, di tanti fattori che sul locale potrebbero essere aggirati. Il vostro sforzo è grandissimo, si fa un appello alla collaborazione di tutti, di tutto il mondo sportivo aquilano. Aggirati potrebbe, diciamo, essere, tra virgolette, facile, ove ci fosse una organizzazione che gestisce i grandi eventi. Il momento in cui ci fosse qualcuno che, seduto a tavolino, convoca tutti coloro che organizzano grandi eventi e comincia a chiedere le date, riesce quasi sicuramente ad evitare concomitanze. Ma il momento in cui ognuno, pro domo proprio, organizza qualcosa, è inevitabile che poi ci sono anche
parliamoci chiaro, ci sono anche le convenienze politiche, perché magari una manifestazione dove si mangia è più appetibile di una manifestazione dove c'è solo da guardare lo sport che ti deve piacere. Allora, l'anno prossimo noi organizzeremo qualcosa di molto importante, perché ci siamo resi conto di questa nostra defiance. Intanto, se riusciamo, già ho degli accordi con l'assessore Piccinini di mettere a posto la pista di pattinaggio di verde acqua. Quindi la pista comunale di San Sisto sarà oggetto di restyling, e l'anno prossimo, giovedì e venerdì, si faranno gare su pista, e quindi sabato pomeriggio vorrei coinvolgere un'altra organizzazione cittadina per poter fare una mezza maratona a piedi, e la domenica dare sfogo alle rotelle. Sarebbe un connubio di atleti, una, come posso dire, una festa dello sport, dove il sabato, finito il mercato, si vorrebbe organizzare un invito a tutti i partecipanti ad avere un piccolo briefing, come dire, culinario, dove tutti possono venire e assaggiare delle prelibatezze gratuitamente, anche magari degustare dei vini, delle birre. Poi vedi, Germana, la complicazione è che dietro a tutta questa organizzazione ci sono delle novità. Il piano d'emergenza, che quest'anno ci è piombato tra capo e collo, e non eravamo consapevoli, perché l'anno scorso non l'abbiamo dovuto fare. E quindi questo piano d'emergenza ti mette in condizioni di doverti organizzare per non avere nell'organizzazione problematiche. Adesso vi state, siete al lavoro per la nuova edizione, ma senza trascurare naturalmente gli eventi internazionali a cui andate a partecipare. Tra qualche giorno Mario Miconi sarà tra l'altro in Olanda a fare che cosa? Parto per Erde, in qualità di componente del settore tecnico della Federazione Internazionale Pattinaggio, perché dal 1 al 10 si svolgeranno i campionati del mondo di pattinaggio in una pista, tra l'altro, simile a quella dell'Aquila, perché è stata la prima pista al mondo che è stata fatta con questo nuovo progetto di resine su asfalto. E niente, poi i progetti della nostra associazione sono quelli di partecipare agli internazionali in Belgio, a Ostenda, nella città di Zandvoort. Successivamente dovremmo... Quando? Ad agosto, a metà agosto. Poi ovviamente in questo frattempo ci sono i campionati italiani su strada che ci aspettano, vari trofei a livello nazionale, non ultimi quelli di San Benedetto del Tronto, Civitanova e Martinsicuro. Ovviamente poi dovremmo riandare come l'anno scorso a partecipare, perché noi siamo allenati purtroppo a fine anno, perché con le condizioni meteoclimatiche che l'Aquila ci regala, gli allenamenti in pista all'aperto sono praticamente, come posso dire, faticosi e relegati in un piccolo periodo dell'anno, solo con la bella stagione, perché a beneficio dei nostri telespettatori che non conoscono tutti quanti la situazione, il pattinaggio all'Aquila ad oggi può usufruire solamente della pista all'aperto a cui si faceva riferimento prima, del complesso di verde acqua, che tra l'altro, oltre a non essere, in buone condizioni, motivo per cui si parla di questa, di questo restyling, è appunto all'aperto. Ad oggi non ci sono strutture al chiuso, per cui gli atleti possono allenarsi e usufruire della pista esclusivamente quando c'è bel tempo. Infatti speriamo che la struttura coperta di Viale Ovidio ci venga quanto prima restituita e messa in condizione di operare, perché veramente per noi dal 2008 non abbiamo più vinto nulla. Cioè, nel 2008 Gregorio D'Ugento ha vinto l'ultimo titolo del mondo, e quando dico nulla significa nulla di importante, perché non è che
vincere la medaglia al trofeo, vincere una medaglia d'oro a una gara importante, anche se importante, ma abituati a vincere campionati tipo Susmeli, D'Ugento, Mannucci, Parrignani, a tutti gli altri atleti che hanno militato nella nostra società, vincere campionati europei, World Games, campionati del mondo, record mondiali, per noi ormai quella è Il target. quello è il target, quella è la finalità, è quello che ci auspichiamo. Ormai siamo entrati alle Olimpiadi, quest'anno a ottobre ci saranno in Argentina gli Youth Olympics Games, quindi il pattinaggio si avvicina a essere regina dello sport mondiale entrando nelle Olimpiadi. Quindi noi speriamo di poterci adeguare, speriamo di poter dare le possibilità ai nostri atleti di crescere. Ovviamente, se devo pensare alla crescita, devo pensare a quei ragazzini che oggi hanno 10, 11, 12 anni. E in conclusione, diamo qualche numero di questo vivaio da cui può attingere il CPGA. Stavo dicendo, non ultimo, Rebecca Properzi ha fatto un 10° posto ai campionati italiani su pista. In quale categoria? Categoria ragazzi 12 anni. Noi abbiamo un parco giovanissimi di circa 12 atleti che competono continuamente a livello nazionale. Io quest'anno vorrei far esordire qualcuno di questi a livello internazionale. E Rebecca quest'anno, per esempio, ha partecipato alle gare a Geisingen in Germania, dove ci sono circa 1.000 atleti che partecipano, ma lì è una pista come quella dell'Aquila, quindi immaginatevi quanto richiama. Gli altri ragazzini si stanno allenando compatibilmente con le possibilità che hanno, fanno risultati discreti, ma non sono risultati esaltanti, cioè noi ci dobbiamo dire le cose chiare. Per i genitori possono essere bravi, belli e buoni i figli, ma a livello agonistico dovranno ancora scalare la montagna duramente per poter arrivare in meta. Quindi ci sarà tanto da lavorare e per lavorare dobbiamo anche sfruttare le gare che ci vengono proposte, sia in Italia che all'estero, perché sono anche allenamenti, quindi si fa sia formazione che allenamento. Adesso ci sarà l'appuntamento con i mondiali, poi tutte le altre gare dette. Comunque le attività vanno avanti, riprenderanno poi anche a settembre, immagino, con le scuole per i più piccoli. Tra l'altro è stato reinserito anche il pattinaggio artistico, questa branca del pattinaggio che torna all'Aquila. Quali sono i vostri recapiti, la possibilità per le famiglie di far avvicinare i piccoli a questo sport? Allora aggiungo una cosa, per quanto riguarda il pattinaggio artistico, vorremmo ricelebrare la terza edizione del Memorial Nardis d'Oralice, che è poi è il campionato nazionale Xen di pattinaggio artistico. Quest'anno abbiamo chiesto alla Scuola Ispettoria della Guardia di Finanza se ci prestano il loro impianto a novembre per fare questa manifestazione. Speriamo che ci dicano di sì, perché le palestre aquilane sono un po' piccole per poter ospitare il pattinaggio di alto livello, il pattinaggio artistico di alto livello. Il pattinaggio. Grazie alla regia stiamo infatti vedendo le immagini della prima edizione di questa manifestazione che si è svolta appunto in una palestra di una scuola aquilana. E quindi chi volesse avvicinarsi al pattinaggio può consultare il sito internet www.cpga.net. Oppure chiamarci qui in sede, abbiamo dei telefoni, abbiamo dei recapiti, il più facile è lo 0862 31 45 11 e ci potete chiedere tutte le informazioni del caso. Sul sito ci sono molte informazioni e molti dati, anche abbiamo molti video. molti video, abbiamo anche un canale YouTube, abbiamo anche come si dice, una pagina su Facebook, per cui diciamo chi è interessato al Centro Polisportivo Giovanile Aquilano facilmente ci trova, anche perché non è solo pattinaggio. Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano è tennis tavolo, karate, vela e attività di montagna, per cui siamo, diciamo, impegnati in tanti settori che grazie a chi
mi aiuta, ai componenti del consiglio direttivo che io ringrazio della loro vicinanza, abbiamo allargato questa associazione a 360 gradi. Beh, noi ringraziamo Mario Miconi per la sua disponibilità del CPGA Aquilano, Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, ringraziamo il gentile pubblico per la sua attenzione, vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi e auguriamo a tutti quanti voi un buon proseguimento.